Oggi un esperimento di fusione tra due ricette, infatti cercheremo di mescolare la frittata con la farinata, ottenendo così una farfrittata, ovvero una ricetta che non prevede l'utilizzo delle uova, ma come sostituto utilizzeremo la farina di ceci, che condiremo con i funghi e cucineremo al forno. Vediamo il video. Come abbiamo detto, l'ingrediente protagonista di questa ricetta è rappresentato dalla farina di ceci, quindi non sarà una frittata con le uova, ma una finta frittata, proprio perché la farina di ceci crea una consistenza particolare che ricorda molto quella delle uova. Nel frattempo lasciamo lì, visto che ci dedichiamo alla preparazione, o meglio alla cottura dei funghi. Funghi misti, un mix di champignon e brise va benissimo. Li cuciniamo, versiamo un cucchiaio di olio all'interno di una casseruola. Se volete potete anche aromatizzare con dell'aglio, io invece qui lascerò al naturale praticamente. Aggiungiamo i funghi, manteniamo una fiamma bella vivace e mescoliamo spesso fino a farli rosolare. Dopo 2-3 minuti i funghetti scricchiolano, potete sentire. Possiamo aggiungere sale e pepe. Cuciniamo per circa 10 minuti perché gli champignon e questi tipi di funghi richiedono una cottura piuttosto rapida. Abbassiamo pure la fiamma, intanto ci dedichiamo alla preparazione della pastella. Setacciamo la farina di ceci in una ciotola. La setacciamo per evitare ovviamente la formazione dei grumetti. Sapete che il setaccio è uno degli strumenti che utilizzo di più in assoluto nella mia cucina. Versiamo a filo l'acqua, così sempre mescolando, utilizzando il frustino. Uniamo il sale, 4 grammi, e 2 cucchiai di olio extravergine. Attendiamo ora che i funghetti si cucinino e poi li uniamo alla pastella. Nel frattempo preriscaldiamo il forno, 200 gradi, vi consiglio ventilato. Abbiamo ottenuto questa consistenza, metterei anche un pochino di pepe perché mi piace molto che abbia questo sentore di piccantino. I funghi sono pronti e possiamo unirli direttamente alla pastella così. Poi se volete far amalgamare la pastella e i funghi ancora meglio, potete frullare parzialmente i funghetti. Mescoliamo così. Vi faccio vedere la teglia che ho scelto, una teglia rettangolare che ho foderato con carta forno, dalle dimensioni di 20x30 cm, però se non ce l'avete potete anche scegliere ovviamente una pirofila rotonda. Versiamo il tutto e cuciniamo per circa 25-30 minuti in forno. Ci mettiamo anche un po' di prezzemolo o fino a doratura. Questa frittata, che si crede una farinata, è davvero una delizia per occhi e palato. Vi faccio vedere la consistenza, la taglio con il coltello, poi se vi piace più morbida potete ridurre i tempi di cottura. Se volete invece velocizzare la cottura, potete versare la pastella direttamente in padella. E adesso vi do anche una versione per servirla. L'ideale sarebbe abbinare questa farfrittata a del pane o comunque a dei cereali. Perché questo? Per completare il profilo aminoacidico. Infatti i legumi, come i ceci in questo caso, sono carenti di alcuni aminoacidi, in particolare quelli solforati, metionina e cisteina, che vengono bilanciati da quelli che si trovano all'interno dei cereali forniti dal pane. Il pane, viceversa, non contiene dei determinati aminoacidi che sono la lisina e il triptofano, invece forniti dai legumi, quindi il profilo aminoacidico si bilancia per mangiare così un prodotto sano, naturale, nutriente, che faccia bene ovviamente alla salute. Un saluto a tutti, alla prossima, e mi raccomando, non perdete le mie ricette, io vi aspetto sempre qui su My Personal Training.